Non ce la faccio più, non ce la faccio più, non ce la faccio più! Ecco qua. Oggi in versione molto particolare, ballardiniana quasi, viene da dire. Non ce la faccio più. Questa volta abbiamo superato ogni limite possibile e immaginabile. Dobbiamo parlarne. Non ve lo dico neanche, iscrivete al canale, perché... Ma porca puttana, oh, porca puttana, ma perché tutti a me, ragazzi? Allora, com'è andata questa giornata di fantacalcio? Com'è andata? Mi sento male, ti giuro, ancora... Perché? Non è possibile che li prendo contro tutti io. Tutti i giocatori della Serie A che hanno segnato tra Coppa e Campionato li ho beccati. Tutti quanti io. Ma partiamo prima, perché io ho fatto cagare. Partiamo prima da quanto io ho fatto cagare. Era cominciata venerdì sera, che tu te ne rendi conto già. È finita. Sai, il meme di Vegeta, il Dragon Ball GT, è finita, abbiamo perso. Eccolo qua, già di venerdì sera. Perché Szczęsny avevo. E direte voi, perché metti a Szczęsny? Perché solo lui c'ho. C'è solo lui c'ho. Voi non so con quanti portieri fate l'asta, però se prendi il portiere da Juventus ti metti a spendere per altri. Szczęsny 0,5. E non è neanche colpa sua. Date la pensione a Bremer. Bremer ha rotto il cazzo. Io meno male che non l'ho messo, perché ci mancava solo lui. Meno male che non l'ho messo. Ma anche se lo mettevo cambiava un cazzo. Forse facevo il record di punti negativi. Allora io ho deciso che oggi si butta all'umido. Appena si butta la plastica, perché lui è un po' alluminio, io prendo e lo vado a buttare, perché ha rotto il cazzo. E parlo anche ai miei amici della Lega: se volete Bremer, questo è il momento di prendervelo e basta. Meno male che ce l'avevo in panchina, stronzo, che cazzo fai? E poi nella stessa partita avevo in Coppa avevo contro Di Maria, no, Caraschelia. E il campionato avevo contro Di Maria, quindi già ci avevamo messo definito. Ma andiamo con la mia squadra. Difesa, Scalvini 10, Toloi 6,5, Schurz 6. E non ho messo la difesa a 4 e ho perso il modificatore proprio per non mettere quel cretino di Bremer. E meno male, perché i punti che avrei preso col modificatore li avrei persi col voto di Bremer. Idiota! Barella 6, Cup Miners, fa tutto lui. Oh, Ochoa, stronzo maledetto. Ochoa, stronzo maledetto, ha preso 8 palloni, l'hanno impallinato in tutti i modi, anche giocatori che io ho contro, ovviamente, e ne parliamo, perché poi in live l'altra volta vi avevo fatto dei nomi, hanno segnato tutti i nomi che vi avevo detto che segnavano contro di me, hanno segnato puntualmente tutti quanti. Ochoa, stronzo, ha preso 8 palloni, 2 tiri ha parato, rigore di Cup Miners e l'ultimo tiro al 90° di Cup Miners. Ma vaffanculo, ma fatti i cazzi tuoi, ma prendi la pensione, c'hai 80, ritirati, porca puttana. Cup Miners fa tutto, tra tutti i bonus e i malus che porta, alla fine 7 totale. Ma vaffanculo anche tu. Mamma mia, noi fantallenatori di Tonino Cup Miners ormai abbiamo fatto l'abitudine a queste cose. Però che cazzo. De Ketelaer non gioca, dalla panchina mi entra addirittura Cristante, 6,5, addirittura Cristante mi entra. Lazovic 5, in attacco, schifo! Berardi 5,5, anche qui non è colpa sua, ma di quell'altro stronzo di Dionisi neanche lo esonerano. Satriano 6, Milik 5, assist 6, assist a Di Maria. Andiamo a vedere rapidamente chi ho contro e chi ho preso. Ho preso quasi 170 punti tra campionato e coppa. Non è possibile che li prendo tutti io, non è possibile. Il campionato, anzi questa è la coppa, in coppa che avevo superato il girone con tanta fatica, con tanta abnegazione, sempre subendo 150 gol, con gli infortuni, con quell'altro, ma non è possibile, vado in finale, perdo, perché non è possibile che io, due persone hanno fatto più di 80 punti,
Una l'ho presa in campionato e una l'ho presa in coppa. Non c'è una spiegazione logica. Terracciano 4, Romagnoli 6 e mezzo, Neuen Perez 5, anche Neuen Perez non ho preso il gol da Neuen Perez come pensavo. Parisi 6 e mezzo, Luis Alberto 7 e mezzo, Vlasic 6, Icone 5, Chiesa 5, Lookman! L'uomo che guarda, porca puttana, l'uomo che guarda, ma vaffanculo! Allora, ha rotto il cazzo, si ruba il... Allora, Lookman non è un giocatore di calcio. E presto se ne accorgeranno tutti quanti. Nel frattempo però mi fa 14 e mezzo. Lookman! Ma che cazzo è Lookman? Chi è? Fino a 2 settimane fa non lo conosceva neanche la madre. Giroud 7 e mezzo, Caraschelia 12 e mezzo, perché da noi lo dà attaccante. Lookman, Giroud, Caraschelia, inizio campionato, forse questi bonus qua. Allora, sono 2 gol, 3 gol con Caraschelia e 4 assist totali, cioè 3 gol e 4 assist. Lookman, Giroud, Caraschelia dovevano farli in tutto il campionato a inizio anno, e che palle. 80 punti, ma non è finita, perché andiamo a vedere la coppa. Hai campionato, scusate, ancora peggio. Milinkovic Savic 5, Skriniar 6 e mezzo, Di Lorenzo 8, Di Marco 6, Felipe Anderson 10, Politano 6 e mezzo, Di Maria 10. Abbiamo risvegliato Di Maria. Ve l'avevo detto allo sfinimento durante la diretta che avrebbe segnato Di Maria. Allo sfinimento ve l'avevo detto. E alla fine, eccolo qua. È parente anche alle imprecazioni, quindi non ve lo lascio neanche immaginare. Bennacer 6, Zaniolo non gioca al posto di Zaniolo, entra Mkhitaryan. Un altro che abbiamo risvegliato, Zaniolo, ci ho fatto il TikTok quando ho preso gol da Zaniolo, l'unico gol di questo campionato, rimane quello fatto contro di me. Poi l'ho pervenuto. Attacco Dybala, 13 e mezzo. Un altro che mi avevo detto Dybala, 13 e mezzo. E l'avevo detto perché ti pare che giovedì mi ha rotto i coglioni in coppa, ha dato la vittoria alla Roma, ma è colpa di Dybala ovviamente, fa quello che deve fare. Ti pare che non mi rompeva anche adesso col fantacalcio, sicuro. E infatti ve l'avevo detto, e così è. E Dzeko a chiudere il reparto 5, giusto? Dzeko 5. Oh, in live vi avevo detto Dybala preso, ma di quelli che avevo contro, non come consigli. Dybala preso, Di Maria preso, Bennacer non preso, Lookman preso e Neuer Perez non preso. Questi erano stati i nomi che vi avevo detto. Sicuro Lookman faceva il devasto. E niente, 80, 83, 4, quanti cazzo ne ha fatti. Testa alla prossima, che dire, adesso cominciamo. Lui ha vinto questa, quello contro in coppa di me, ha vinto questo turno di coppa, quindi va nella finale, nella finalissima, diciamo, si giocherà a maggio. Adesso ricomincia un altro girone di coppa, e quindi ora io ho superato un girone di coppa, chissà per quale miracolo del Signore potrò mai superarne un altro. Impossibile, lo dico per piangere, lo dico perché sono dati statistici, in campionato ho preso, ora non c'ho la classifica, qua non c'ho la classifica, c'ho gli screen perché è un altro telefono, ho preso 35 gol penso, 35 gol, non siamo partiti neanche alla prima giornata, abbiamo giocato mezzo 15, ma come ho fatto a prendere 35 gol, com'è possibile? C'è gente che ne ha presi 12, porca puttana, lo dico ancora. Cioè, non ho nessun vincitore al Torno Sfuoco perché dovrebbe... Chi c'erano nominati? De Cadeler non ha giocato. Piontek ha fatto quello che ha potuto. Bilagi, niente di che, io pensavo segnasse, l'ho lasciato in panchina. E gli altri nominati erano Toloi, Scalvini, perché pensavo che facessero macelli. E invece 6 e mezzo, uno addirittura segnato. Se ovviamente devono segnare sempre quando non serve, questi qua. Ma non è colpa loro. Volevo nominare Bremer, ma era fuori tempo massimo per nominare Bremer. Avessi nominato Bremer, avrebbe sicuramente vinto lui.
E basta con sto Bremer, vaffanculo, 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 vaffanculo.